Qualenergia 2016, sessione di Terni. Siamo in compagnia di Federica Angelantoni, amministratore delegato di Archimede Solar Energy, azienda attiva nel solare a concentrazione con sede qui in Umbria a Massa Martana. Dottoressa Angelantoni, che plus vi dà essere qui presenti sul territorio in Umbria? Dunque, noi siamo storicamente molto legati al territorio dell'Umbria perché la nostra azienda nel 1932 fu fondata da mio nonno umbro, ma fu fondata inizialmente a Milano, ma lui appena possibile la volle riportare in Umbria perché aveva questo sogno, diciamo, un po' sociale di cercare di dare opportunità di lavoro ai suoi conterranei in modo che non fossero costretti come lui a lasciare questa terra meravigliosa. E da allora è stato sempre la nostra vocazione quella di rimanere in Umbria, e quando Archimede è nata nel 2007 l'abbiamo decisa di mantenere proprio qui a Massa Martana. Il plus è quello di avere persone che sono legate al territorio, sono legate all'azienda e che per cui credono come noi, hanno la nostra stessa visione di quello che può essere lo sviluppo dell'azienda. Devo dire che dal punto di vista delle competenze abbiamo la fortuna di avere con noi persone estremamente ben preparate che provengono dalle università umbre, che ci hanno anche in alcuni momenti seguito lungo i percorsi formativi per cercare di dare figure professionali attinenti e dare una formazione attinente a quelle che erano le necessità della ricerca delle figure professionali. Bene, a voi per sviluppare la tecnologia del solare termodinamico, nella quale siete praticamente leader nel mondo con un brevetto italiano, che cosa servirebbe dal sistema paese? Servirebbe sostanzialmente di innanzitutto stabilità delle politiche energetiche e della prospettiva verso il futuro, per cui affidabilità e stabilità, ma soprattutto a mio avviso l'Italia ha una buona capacità di progettazione, di programmazione di quello che è lo sviluppo industriale. Manca la fase attuativa, manca la capacità di rendere reali quelli che sono appunto reali gli investimenti, per cui di concretizzare quelli che sono i progetti che vengono presentati e sviluppati. Nella fattispecie, in questo momento noi stiamo cercando di concretizzare la realizzazione di almeno uno o più impianti, ci auguriamo, nel sud Italia con la tecnologia del solare termodinamico, che ricordo essere una tecnologia tutta italiana, di cui Archimede è un po' capofila, ma ci sono tante altre aziende coinvolte in questo settore, per far sì che si possa dimostrare la reale fattibilità, efficienza, convenienza di questo sistema nel nostro paese, per poi essere in grado di esportarlo nel resto del mondo, portando proprio l'esempio di quello che in Italia è stato fatto. E quindi producendo valore all'estero che poi torna in Italia, giusto? Certamente, come ricadute occupazionali, come crescita del settore e anche crescita in termini di competenze, perché le persone che andrebbero eventualmente a lavorare su questi progetti saranno le prime a testare queste tecnologie, per cui poi incapaci di esportarle nel resto del mondo. Perfetto, grazie a Federica Angelantoni, dal Forum Qualenergia di Terni, Sergio Ferraris.